Dunque, tema apparentemente banale, come faccio il pollo? Ma in realtà una richiesta mi viene fatta tantissime volte su Instagram, in particolare quando mostro effettivamente che sto preparando il pollo. Ho sempre sottovalutato questa cosa perché ho pensato che il pollo fosse una cosa stupida da preparare, però in effetti non è così, perché si può preparare in tantissimi modi diversi e il mio non ha niente di speciale, ma è semplicemente molto morbido. Ne faccio tanto, quindi una gran quantità in un breve tempo, perché lo cuocio tutto insieme, e soprattutto si mantiene morbido anche per giorni. Quindi basta, faccio semplicemente vedere quello che faccio. Quindi questa è la video ricetta del pollo. Per prima cosa vi serve il pollo, l'avreste mai detto, poi forbici dalla punta arrotondata o non, verdurine, uso una cipolla intera, 2 cambi di sedano, 1/2 carotine e qualche pomodoro. Per prima cosa metto a scaldare l'acqua, voi potete farlo direttamente nella pentola. Versate l'acqua, vi dico poi precisamente quant'è. Questi sono 2 litri d'acqua. 2 litri d'acqua e 2 kg di pollo. Adesso con le forbici vado a tagliuzzarlo senza dividerlo in pezzetti, però questo procedimento mi aiuta affinché il pollo si cuocia bene anche all'interno. Di base voi direte: ok, è pollo lesso, pollo bollito. Sì, però stando attenti a queste cose, al tempo di cottura, non viene un pollo duro, insipido, che non sa di niente e che è immangiabile. Viene un pollo assolutamente morbidissimo che si può utilizzare. Ci occupiamo un attimo delle verdure, non è una cosa che richiede tempo. I pomodori li ho semplicemente incisi in questo modo. Tagliato il sedano, adesso tolgo la parte esterna della cipolla. Ecco fatto. Olè. Tutti a mollo. Poi le alghe. Ovviamente sono super facoltative, così come in realtà sono facoltative le verdure che andiamo a mettere nell'acqua, però servono per insaporire. Le alghe in particolare sono una fonte veramente preziosa, soprattutto di iodio, quindi è una buona abitudine, e soprattutto non vi preoccupate se avete paura per il sapore eccetera, caratterizzerà molto il gusto, però non sentirete il sapore di alga, semplicemente verrà un brodo un pochino più ricco e corposo e anche ricco di tutte le proprietà che le alghe hanno da offrire, e sono una fonte molto spesso trascurata, soprattutto nell'alimentazione tipica di noi occidentali. Quindi alghette all'interno e poi passiamo al pollo. Voilà! Quindi prendo e dentro. Con calma, evitando schizzi d'acqua dappertutto. Non aggiungo sale o altro. Ovviamente nel brodo potete utilizzare anche per esempio degli avanzi di verdura che non avete mangiato, per esempio, non lo so, le zucchine, magari togliete la parte esterna, se non la volete buttare la potete inserire nel brodo senza problemi. Ok, ultimo. E chiudiamo con il coperchio. Ovviamente lasciate uno spazietto. Guardalo con la sua vestaglia in velluto blu. Che cosa stai armeggiando? Cosa stai facendo? Allora, lì sono le zucchine. Qui ci sono i fagiolini che tanto ti piacciono, mi fai sempre comprare surgelati. Il pollo si sta facendo e pubblichiamo la video ricetta completa del pollo. Dove sei? Dove sei? Perché non ci sei più? Dove sei? Che stai? Dove vai? Ci metto l'olio. Ok. Allora, procediamo. Ne vediamo uno.
perfetto, è perfetto. Vedete quanto è morbido? È morbidissimo. Questo è perfetto anche per farci delle insalate fredde e sfilaccettarlo, si sfilaccia, che è una meraviglia. Ed è quello che ricercavamo. Quindi sì, direte, ma è un pollo lesso. Sì, ma no, perché seguendo queste indicazioni, quindi stando attenti alla quantità d'acqua, al tempo che utilizzate per lasciarlo in cottura, il risultato comunque è un pollo morbidissimo, ottimo, non stoppaccioso. Super! Per il resto, per quanto riguarda le quantità che poi andiamo a utilizzare nel pasto, semplicemente ne peso 100-120 grammi da cotto e ho assemblato il mio pasto. Per quanto riguarda il brodo, è un peccato sprecarlo perché è delizioso, quindi se vi piace mangiatelo così com'è, oppure potete utilizzarlo per farci la stracciatella, non so se la conoscete, è una ricetta romana che si fa con le uova, un po' di parmigiano ed è deliziosa. Comunque già la trovate sulle Fibistro, la mia pagina Instagram dedicata alle ricette, trovate già il post con tutte le descrizioni, con tutti gli ingredienti, le quantità eccetera eccetera. Oppure potete farci risotto, potete utilizzare il brodo per un minestrone, quindi per andarci a cuocere dentro altra verdura, insomma gli utilizzi sono infiniti. Per il ramen, per esempio, se volete fare i noodles e cuocerli dentro, non sprecatelo perché è veramente fantastico. Quindi per la ricetta di oggi è tutto, so che è forse banale, però vi assicuro di provare, anche perché fare tutto il pollo insieme sgrava un sacco di lavoro nel corso delle giornate, perché comunque se siete soliti mangiare pollo spesso, magari tutti i giorni o addirittura in più pasti durante la giornata, ecco, ritrovarvi sempre in cucina a preparare il pollo di volta in volta è una rogna, soprattutto uno spreco di tempo. Vi invito a provarla, fatemi sapere poi qua sotto se vi è riuscito bene e se vi è piaciuto. Alla prossima video ricetta, al prossimo video, prossimo vlog, prossimo tutto. Ciao!